Figliuolo, lasciati condurre, come io ho lasciato che il Padre mio mi conducesse. Non opporre le tue umane vedute, poiché anche se ti appaiono giuste e soprattutto ragionevoli, Dio è mistero. Dio è luce così intensa che i tuoi deboli occhi dell'anima lo percepiscono come tenebra. Tu non puoi e non devi capire tutto del mio agire. Non ti ho scelto per questo. Non ti ho chiamato perché tu dovessi logicizzare tutto, capire tutto, comprendere tutto. Ti ho chiamato a seguirmi. Ti ho dato il mio cuore e la mia missione perché tu ti lasciassi condurre. Che in questo in realtà sta il segreto delle anime elette, lasciarsi guidare da me. Oh, se tu mi terrai la mano, e se lascerai che io
ti tenga per mano cosa e chi dovrai temere. Talora ti osservo nei tuoi intimi travagli e lascio che accada, affinché chi ti sta accanto sappia ben distinguere ciò che è tuo, ciò che è niente in te, da ciò che è mio, ciò è tutto in te. Ti pare allora, in quelle lande solitarie del cuore, quando il Padre mio ti introduce nel deserto e bruciano gli occhi, ma ancor più il cuore, per l'aridità spirituale, allora ti pare che tu debba farcela da solo. Ed è precisamente lì, proprio lì, che devi imparare la lezione. Tu hai solo da lasciarti condurre. Non potrai scegliere tu la direzione, ma io. Non potrai individuare tu la strategia, ma io. Non potrai determinare tu i tempi, le modalità, ma io. Non potrai stabilire le tue sicurezze, perché diventeranno le tue paure, e non dovrai avere paura delle tue incertezze, perché diventeranno la tua sicurezza. Altri potranno scegliere, altri potranno determinare, ma io, che ti ho dato tutto, con te, vorrò essere esigente fino alla fine dei tuoi giorni. Ascolta, figliuolo, abbandona per sempre, una buona volta, le tue vedute e lasciati condurre. Il vento soffia dove vuole e non sai dove viene e dove va. Così, nella vita della fede, nella vita dello spirito, non dovrai mai oltre modo interrogarti, preoccuparti, avvilirti financo. Devi solo farti tenere per mano. Quando io ti introduco nei deserti dello spirito, ne esci corroborato nell'anima. Piuttosto, chiedimi perdono adesso, quando ti arrabbi, quando pretendi che la tua soluzione sia, oh figlio mio, sia persino competitiva con la mia. Se io ti dicessi adesso di fare quello che i tuoi occhi in questo stesso istante appare irragionevole, se davvero sei uomo di fede, tu
tu dovrai farlo. Se tu sapessi quante grazie perdi e quante anime non ricevono aiuto tutte le volte che ti attardi a calcolare, a decifrare. Tu lo chiami discernimento, in realtà è altro. Ti dirò io qual è la differenza tra il lasciarsi condurre e il fare discernimento. Intanto guardami e continua ad adorarmi.
Ti voglio dunque spiegare la differenza importante tra il discernimento che devi fare di ciò che ti viene chiesto e l'importanza di lasciarti guidare. Se io ti dico, figliuolo, adesso alzati e va in riva al mare e predica i pesci, di loro la parabola del buon samaritano. Tu dovrai subito agire in ciò che ti chiedo. Devi farlo subito. Ma poiché sei esperto di teologia, avrai bisogno di capire il sano discernimento. Questa parola me l'ha proprio detta il Signore. Ai pesci non si predica, poi è buio e fa freddo e piove. Mi busco l'influenza. Magari se vado al molo, inciampo e casco a terra, e mi ferisco. E la ferita potrebbe poi diventare profonda. E finisco in ospedale e poi sto male. Molti interpretano tutto questo come discernimento. No, questa parola di luce ti farà bene, figliolo, perché tu adesso, riflettendo, impari a chiedermi perdono dei tuoi ritardi. Se il Signore ti dice va a predicare ai pesci, il discernimento dovrà stare, attento bene, non nel discutere l'irragionevolezza del comando, poiché io sovente metto a prova e apro frontiere inaspettate che tu non conosci, ma il discernimento consisterà, attento, nella pace del tuo cuore, nell'abbandono alla mia volontà, nel sentire se quello che ti viene chiesto, anche se è irragionevole, procura al tuo cuore armonia, vibrazione di grazia, accende il fuoco, l'anelito. O se invece quanto ti viene chiesto procura tristezza, vuoto, insoddisfazione, ecco, questo è il discernimento. Invece la prontezza nella risposta è quello che io mi attendo da te. Se io ti dico ancora, e figliuolo, raggiungi i miei fedeli in capo alle Dolomiti, tu, esperto, comincerai appunto il discernimento, ma c'è il coronavirus. Ci sono i divieti, e se poi mi fermano, e se poi lo prendo pure io, così mi espongono nel momento, attendiamo un tempo migliore. Questo non è discernimento. Il discernimento starà nel sentire nel tuo cuore che anche se ciò che ti chiedo appare irragionevole e umanamente inconcepibile,
porta però nel tuo cuore pace e amore. Bada bene, pace e amore. Se invece quello che ti chiedo non lo fai, questo potrà portare nel tuo cuore turbamento, chiusura e aridità. Quante volte ai miei eletti ho chiesto ciò che era umanamente inconcepibile e lo hanno fatto, che in verità soltanto mia madre risplende per una prontezza straordinaria. Eccomi, sono la serva del Signore. Chiedi a lei in questa ora di preghiera che ti aiuti a saper dire subito di sì, lasciandoti condurre dove io voglio, non dove tu desideri. Solo così il tuo cuore sarà pieno di pace e del mio amore.
L'intelligenza che ti ho data, figlio mio, devi adoperarla nel modo giusto, affinché non diventi un impedimento all'abbandono. Guarda, mia madre ha detto di sì, si è fidata. Il discernimento dell'azione su di lei l'ha spinta a sentire nel cuore la gioia. Tutte le volte che tu ti fiderai ancora di me, io potrò riempire il tuo cuore di gioia. È quella gioia che i miei santi hanno sperimentato quando si sono fatti piccoli, quando si sono fatti umili, quando una buona volta hanno rinunciato all'amor proprio. Anche tu impara. Le stagioni interiori che vivi, gli incontri che fai, le persone che ti ho messe accanto, i luoghi, le iniziative, le scelte, tutto, tutto è dono mio per te. E in cambio desidero da te soltanto questo: abbandonati, gettati per sempre nella profondità del mio cuore e lasciati guidare. D'ora innanzi tu non dovrai più preoccuparti di individuare la meta, la via, la direzione. Oh, come ti vedo avvilito, preoccupato, angosciato finanche. Invece, se saprai stare più disponibile a me, alla mia azione, io interverrò sempre premiando la tua disponibilità a lasciarti guidare. Non ti chiedo che questo, l'abbandono, non ti chiedo altro, la disponibilità. Io saprò dove condurti, figliuolo. Anche quando le vie ti parranno impervie e i percorsi aspri e duri, se sei con me e se sai che lo voglio io, il tuo cuore rimarrà nella pace e sarà ricolmo d'amore. Questo è il mese nel quale la Chiesa guarderà proprio alla fine a Don Bosco, il mio Giovannino. Quante volte egli ha dovuto fermarsi per una via e imboccare quella che io gli indicavo. Quante volte nella vita del mio Giovannino, sorprendentemente e irragionevolmente, l'ho indirizzato per una direzione che egli non si aspettava. E in questo cammino quanti travagli, quante insidie,
Eppure egli aveva il volto sempre luminoso. Chi lo incontrava rimaneva conquistato dalla pace e dall'amore che sgorgava dal cuore e arrivava agli occhi di Don Bosco. Egli ha incantato l'Italia del suo tempo, perché si è fatto piccolo, perché alla fine anche lui ha imparato a lasciarsi guidare e condurre, e così è divenuto un faro di luce, come voglio che lo sii tu. Impara a essere come il Pettirosso, questo uccellino così delicato e grazioso, apparentemente fragile, che però resiste alle gelate invernali. Sii tu come un'anima piccola, fragile, sii un Pettirosso che sa resistere, lasciandosi guidare alle gelide pianure che la vita comporta.
Oh, come mi riempi il cuore di consolazione quando ricorri a me prima ancora che agli uomini e alle logiche di garanzia. È allora che ti riempio di nuova forza, di nuova luce, di rinnovato vigore, di slancio nella fede, di iniziativa di grazia. Tutte le volte che smarrito e disorientato non ti piegherai su te stesso, ma saprai pregarmi così, Gesù, mio Signore, guidami tu. Gesù, mio Re, comandami tu. Gesù, mia luce, orientami tu. Gesù, mia unica speranza, mi abbandono a te. Così pregandomi, io ti rincuorerò. Dunque, hai appreso, metti in pratica. Ti ho dato questa sera l'esempio amabile, buono e santo di Don Bosco, ma prima di benedirti voglio darti un altro esempio, quello di una piccola donna, oh, a me tanto cara, che ora in cielo gode per sempre del mio amore e che non mi ha mai detto di no. Teresa di Calcutta. Ella ha imparato presto. Io le ho parlato al cuore come parlo con te. Ma lei si è fidata di più. Quando suora con tutte le sicurezze del convento sentì nel cuore la locuzione del suo Gesù che le diceva: alzati Teresa e vai incontro ai poveri, io sarò con te. Aveva solo 2 rupie e il suo saio e nient'altro, ma si è lasciata guidare e lo ha fatto in modo lodevole, sempre. Talora stanca, doveva percorrere un volo aereo interminabile, sempre lì, sugli aerei, in giro per il mondo, tra turbolenze, prove, travagli, ritardi, ma lei amava farsi piccola, davvero diventava minuscola, soprattutto quando sostava davanti al tabernacolo, ed è lì che soleva ripetere: Gesù, io sono solo la matita nelle tue mani. Ecco, figlio mio, questa è la strada. Seguimi. Abbandonati e lasciati condurre in ogni passo da me, poiché io su di te ho puntato per grandi disegni.
Tantum ergo Benedictus Deus, benedictus nomen sanctum eius, benedictus Jesus Christus, verus Deus et verus homo, benedictus nomen Iesu, benedictus coelus sacratissimus, benedictus sanctus celis preciosissimus, benedictus Iesus in sanctissimo altari sacramento, benedictus Sanctus Spiritus Paraclitus, benedicta Excelsa Mater Dei Maria Santissima, benedicta Santa Eius et Immaculata Concepio, benedicta Eius Gloriosa Sancta.
pacem.